Salve a tutte ragazze, in modo specifico donne, perché oggi ci occupiamo della gravidanza. Questo è un evento molto particolare, ognuna di voi lo vive, ovviamente noi parliamo di muscolatura in modo diverso, quindi gli esercizi che noi vi faremo vedere ora dovete farli solo se non avete sintomi, se siete tranquilli e se ve la sentite, eh? Quindi in base a come siete voi, deciderete poi se fare alcuni esercizi o meno. Partiamo subito con un circuito di 4 esercizi da fare per 3 volte. Allora, il primo esercizio è il gatto. Vi mettete in posizione quadrupedica. E andiamo ad inarcare la schiena inspirando, andando giù anche con la testa. E poi facciamo il contrario. Non eccedete con la testa, perché c'è sempre il problema cervicale da tenere presente, quindi piuttosto forziamo l'inspirazione e poi facciamo un'espirazione leggera. Facciamo 12 e ripetute. Il secondo esercizio è il segugio. Chiaramente la muscolatura che più va in sofferenza quando si è in gravidanza è ovviamente la schiena. E quindi questo è un esercizio di rinforzo della parte posteriore. Quindi andiamo in allungamento sia della gamba che del braccio. Allora, se non riuscite a fare l'allungamento in contemporanea, fate prima l'allungamento del braccio e mettete giù, poi fate l'allungamento della gamba opposta e poi procedete con il braccio destro e con la gamba sinistra. Facciamo 10 movimenti per lato. Terzo esercizio è il cagnolino. Quindi qua andiamo ad allenare la parte inferiore del nostro corpo, quindi ci mettiamo in posizione sempre quadrupedica e alziamo lateralmente la gamba in contrazione, andiamo a lavorare anche i glutei nella sua parte esterna. Quindi facciamo 15 ripetute da una parte e 15 ripetute dall'altra. Quarto esercizio sono gli abduttori un fianco più kick, quindi ci mettiamo sdraiate su un fianco, alziamo la gamba prima in alto, poi la spostiamo indietro leggermente e portiamo la gamba avanti. Appoggiamo la gamba e lo rifacciamo. Alziamo, poi andiamo leggermente indietro, così contraiamo anche il gluteo e poi andiamo in avanti. Allora, questo e questo è considerato un movimento. Ne facciamo 5 da un lato e 5 dall'altro. Questi 4 esercizi li ripetete per 3 volte.